Benedizione degli oggetti sacri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazia, misericordia e pace del Padre, Figlio e Spirito Santo siano con tutti voi. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e le energie del creato, perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia. Benedici noi l'opera delle nostre mani e questi oggetti, e fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tutti i vostri oggetti sacri benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Molitva za zdravlje duše i tijela. Preghiera di guarigione dell'anima e del corpo. Evo me pre tobo. Gesù, eccomi davanti a te. I molim te. E ti prego. Ove molitve. All'inizio di questa preghiera. Da spustiš svoga duha. Manda il tuo Santo Spirito, lo Spirito Santo, su di me, su tutti i presenti qui. Da ispuni moje srce. Che possa riempire il mio cuore, che sia pronto a accogliere te, tua presenza, tua grazia e tuo amore. Otvori nam, Gospodine, srce. Signore, apri i nostri cuori. Baš onako kao što si ga otvori. Così come l'hai aperto a due discepoli di Emaus. Signore, apri i nostri cuori. Možemo čuti tvoj glas. Affinché possiamo sentire la tua voce, che possiamo aprirci al dialogo con te. L'incontro di stasera sia l'incontro che trasforma, consacra, l'incontro che incoraggia e dona la speranza. Gospodine, predajem. Signore, ti offro tutto. Želim biti s tobom. Desidero stare con te, pregarti e ascoltare la tua voce. Hvala Kriste, hvala Kriste. Gospodine Isuse. Signore Gesù. Za zdravlje. Adesso ti prego per la salute e per la guarigione.
da ozdraviš na meni sve ono što... Riši in me tutto ciò che ha malato. Na duši i na tijelo. L'anima è nel corpo. Ja vjerujem da ti to sada možeš učiniti. E io credo che tu ora possa farlo. Zato sam ovdje pred tobom. Ecco perché adesso sono qui davanti a te. Perché credo, Signore. I zato te molim još više, ojačaj moju vjeru. Prego, Signore, rafforza ancora di più la mia fede affinché io possa giungere alla salvezza tramite la fede. Rafforza la mia fede nella tua presenza, Signore, nella forza della tua onnipotenza. Zato ti sada predajem sve. Perciò adesso ti offro tutto. Da ozdraviš u meni sve ono. Affinché tu guarisca in me tutto ciò che mi impedisce. Obavljati svoj posao. Svoje svakodnevne obveze. Fare il mio lavoro, i miei impegni quotidiani. Signore, ti prego per la guarigione da ogni malattia. Se è la tua volontà, Signore, che la mia sofferenza rimanga, rafforza la mia fede. Aiutami ad accettare la tua volontà e in essa leggere gli insegnamenti per la mia vita. Aiutami, Signore, che la malattia, la croce mi avvicinino ancora di più a te, perché solo tu puoi donarmi la consolazione. Madre Maria, tu eri con il tuo figlio e dok je visio na križu, mentre era appeso sulla croce nella sofferenza. Perciò ti prego, Madre, sii con me in momenti difficili, soprattutto nei momenti della sofferenza. Sii tu la mia consolazione, la mia consolatrice. Aiutami e insegnami che nonostante la croce io rimanga fedele al tuo figlio. Grazie. Sada te molim, Gospodine Isuse. Adesso ti prego, Signore Gesù, za zdravlje srca i moje duše. Per la salute della mia anima e del mio cuore. Liberami da tutto ciò che mi lega. Da tutto ciò che mi impedisce di andare incontro agli altri. Način, molim, in particolare, Signore, ti prego in questi momenti con la tua potenza, con la tua presenza, spacca ogni catena del peccato nella mia vita. In particolare, Signore, ti prego per tutti coloro che sono dipendenti e non riescono a liberarsi, Signore, dona loro la tua forza.
Signore, ti prego, per la forza nella lotta contro le debolezze, soprattutto quelle debolezze che provocano il peccato nella mia vita. Signore, aiutami a decidersi di lottare contro i peccati piccoli nella mia vita affinché completamente libero possa servire a te nella gioia e nell'allegria. Signore, mi abbandono completamente alle tue mani. Purifica il mio cuore. Purifica la mia anima, i miei pensieri. Manda il tuo Santo Spirito, Signore, e fortificami. Fammi capace per mezzo del tuo Santo Spirito affinché io possa amare come tu hai amato e perdonare come tu hai perdonato. Tutti voi presenti qui, le vostre famiglie e tutti coloro che sono nella vostra preghiera, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.